I consiglieri regionali uscenti Sandro Mariani e Dino Pepe, la consigliera comunale di Atri Francesca Nardoni, la cardiologa in pensione Licia Petrella, la segretaria del circolo di Teramo del PD Pamela Roncone, il sindaco di Castelli Rinaldo Seca e il sindaco uscente di Pineto Robert Verrocchio sono i 7 nomi della lista teramana del Partito Democratico per le prossime elezioni regionali. Siamo partiti dal basso, abbiamo coinvolto i territori, abbiamo sentito gli organismi dei partiti, abbiamo sentito i circoli che hanno fatto un lavoro sul territorio riunendosi anche per territori, quindi ampliando quella che era la possibilità di poter costruire 7 candidati che potessero coprire territorialmente tutta la provincia di Teramo, passando dalle esigenze delle aree interne, da Teramo città e dalle esigenze della costa. Dall'Abruzzo partì 5 anni fa l'ascesa di Fratelli d'Italia. Per il segretario regionale DEM Daniele Marinelli, l'obiettivo dell'ampia coalizione del Patto per l'Abruzzo è avviare dalla stessa regione la rinascita del centro-sinistra. Noi dobbiamo ridare dignità a questa regione con un governo, quello di Luciano D'Amico, che possa davvero fare meglio, superare le grandi difficoltà che abbiamo conosciuto in questi 5 anni in cui a capo della regione c'è stato un governatore che sostanzialmente non si è occupato dell'Abruzzo, che ha fatto più il militante di Fratelli d'Italia che il governatore della regione Abruzzo. Siamo convinti che questo esperimento, il modello Abruzzo, sia ripetibile anche su altri territori. Speriamo, pensiamo, crediamo che la riscossa del centrosinistra possa partire dall'Abruzzo, che come è cominciata in Abruzzo l'ascesa dei Fratelli d'Italia, qui possa invece cominciare la riscossa delle forze di centrosinistra.